Siamo a Hebron, alla moschea di Abramo. Qui, nel febbraio 1994, un colono israeliano, tale Goldstein, aprì il fuoco uccidendo 29 fedeli palestinesi in preghiera. Altre decine di palestinesi furono uccisi dall'esercito israeliano nelle proteste, nelle rivolte dei giorni seguenti. Ecco, questo è il luogo giusto dove parlare della radicalizzazione della destra israeliana e delle colonie. Le Cisgiordania e Gaza vennero occupate dall'esercito israeliano nel 1967 in seguito alla guerra dei sei giorni, ma per la classe dirigente laburista erano dei territori occupati da mettere sul piatto in cambio del riconoscimento da parte dei circostanti paesi arabi. Il piano era pace in cambio di terra, cioè siamo disponibili a ridare Gaza all'Egitto o la Cisgiordania alla Giordania se voi sostanzialmente riconoscete che abbiamo vinto le varie guerre precedenti. Questo era il piano della sinistra laburista. Ma nel 1973 Siria ed Egitto attaccano Israele nella guerra dello Yom Kippur, sorprendono l'esercito israeliano che fatica a vincere quella guerra, ha bisogno di rifornimenti dagli Stati Uniti, si sente parecchio insicuro e questo porta alla fine dell'egemonia dei laburisti che avevano fondato lo Stato di Israele e alla salita al potere del Likud, la destra israeliana. Per la destra israeliana l'occupazione non è più semplicemente qualcosa da mettere sul piatto per raggiungere una posizione di forza, è un obiettivo. Per la destra israeliana controllare tutto il territorio tra il fiume Giordano e il Mediterraneo è l'obiettivo, perché così sta scritto nella Bibbia. Quindi incoraggiano la costruzione delle colonie. Le colonie sono probabilmente una delle violenze peggiori che subiscono oggi i palestinesi, è il fatto di essere continuamente sotto attacco da parte di soggetti fanatici, quasi sempre violenti, che vengono, si prendono la tua terra, spesso anche illegalmente rispetto alla legge israeliana, ma sono funzionali appunto a questo piano di completa liquidazione della presenza palestinese in Palestina.